Ciao, scusa se ti disturbo, ma mi sa che stai mettendo i tablet al posto dei notebook, nella zona notebook. Sono di là, alla tua sinistra. Magari sei nuova. No, in realtà è giusto che sia qui, perché questo è il nuovo Surface Pro 8 di Microsoft. Il look è quello di un tablet, però mi stai dicendo che va come un notebook. È un 2-in-1 che ha le funzioni e la leggerezza di un tablet con tutta la potenza che ti può dare un notebook. Fammi capire, quindi a livello di specifiche, dato che è un tantinello mini Nintendo, che processore ha, ad esempio? Perché la base per lavorare è un processore. Assolutamente, ci vuole tanta potenza. La potenza è assicurata dai processori Intel Core di 11ª generazione, i5 e i7. Addirittura arriva un i7. Sì. RAM ne ha? La RAM certamente arriva fino a 32 giga. 32 giga, esatto. È una dotazione già con cui si lavora veramente seriamente. Si lavora bene, e certo. E poi è in quello spazio lì, che memoria vuoi che ci sia? La memoria SSD è sostituibile, è addirittura sostituibile, assolutamente, qua nell'apposito slot, ed è disponibile in quattro diversi tagli, da 128 giga, 256 giga, 512, bravissimo, è un tera, addirittura un tera. Un tera, esattamente, è proprio un desktop replacement, assolutamente. Se non per il fatto, anche magnetico, vedo che si aggancia in un secondo e rimane bello stabile. Certo, giusto? È in alluminio anodizzato, che conferisce resistenza ma anche leggerezza, che è una caratteristica fondamentale dei tablet. Elegante. E poi vedo anche che ha dietro il supporto per l'orientamento. Assolutamente. Per cui posso inclinarlo. Assolutamente, questo è lo stand integrato, inclinabile. E lì si spacca quando arrivi a quel... Ah no, va ancora oltre. Assolutamente, arriva fino a quasi 180 gradi, permettendoti di utilizzarlo nella modalità che ti è più comoda. Ah no, la cosa incredibile che sto vedendo è che effettivamente anche con questa inclinazione il display riesco a vederlo perfettamente. Assolutamente, è sempre visibile perfettamente a qualsiasi angolazione. Super brightness definito. Certamente. Risoluzione, fammi capire, perché è un po' più grandino di un tablet lo schermo. Certo, è questo, è il formato di 3.5, conferisce un maggiore spazio soprattutto in altezza, e quindi qui arriviamo a uno spazio che è dell'11% maggiore rispetto al Surface Pro della generazione precedente. Ma è tipo risoluzione Full HD ci arriva o oltre Full HD? Addirittura oltre Full HD. Esatto. Ecco perché da qua, anche se sono a un bel metro e mezzo, riesco a vedermi i dettagli così super definiti, incredibile. Non solo dettagli, ma anche colore, perché lo schermo da 13 pollici è dotato di tecnologia Adaptive Color. Sarebbe che... dire? No, perché questa non la conosco. Sì, è una parolona, però insomma, per dire che i colori praticamente si adattano alla luce che è presente nella stanza. Ah, ok. Per cui riesco ad avere un bilanciamento automatico. Una sorta di bilanciamento automatico, ed è sempre le migliori condizioni di brillantezza, definizione dei colori, neri più profondi e colori più brillanti in ogni condizione di luce. C'è anche le casse acustiche, audio? Certamente, Dolby Atmos, sono disponibili con il formato Dolby Atmos, due casse stereo, 2 watt. Ah, 2 watt, beh, neanche mica male. 2 watt, esatto. Però poi arriviamo al punto cruciale. Sì, io come ci posso lavorare perché il processore è veloce, ci potrei anche fare dell'editing perché ha tutti i requisiti che hanno anche i notebook migliori. Assolutamente. Peccato per la tastiera perché... E qui casca l'asino, perché adesso ti potrò stupire facendoti vedere che esattamente come un notebook ha la sua tastiera. No, quello però voglio farlo io. Bene, finalmente siamo arrivati a vedere questa tastiera in funzione. Me l'avevi promessa. Come si aggancia? Esatto, si aggancia in un secondo. Voilà. E voilà. Super magnetica. Super magnetica, e come puoi notare i tasti sono ben distanziati per consentire un grande comfort nella digitazione. Sì, sono a isola, per cui belli comodi. Esattamente, ed è anche retroilluminata. Addirittura? Esattamente, proprio così. Ma non solo la tastiera. Puoi anche prendere come accessorio la Surface Pen Slim. Sarebbe a dire una penna. Una penna digitale, praticamente, che è dotata di feedback aptico, insomma un parolone, per dire che sentiamo. Per dire semplicemente che simula lo stesso attrito che avremmo utilizzando la penna sulla carta, quindi ti dà una sensazione di grande naturalezza nell'utilizzo. Beh, bella, comoda in realtà, e puoi anche disegnare, suppongo. Certo, può essere usata anche per il disegno digitale, per scatenare la creatività, per chi anche lavora, fa questo di professione. La sua carica come funziona? Non c'è nessun problema, perché è sempre pronta all'uso grazie alla ricarica wireless che si ottiene collocando la penna nell'apposito slot della tastiera. Favoloso. Eh sì. Ma ho visto anche che, essendo così slim, la mia domanda è:
Avrà delle connessioni, delle porte. Ma certo, ci sono le connessioni, sono presenti... Ah, ecco perché bisognava girarlo di qui. Sono presenti due porte USB con Thunderbolt 4. Ah, super veloce il Thunderbolt 4. Esattamente, così puoi caricare velocemente anche file di grandi dimensioni, molto pesanti. Sì, sì. E sì, poi sì, c'è lo slot di ricarica. E da questa parte invece abbiamo il jack audio. Ah, lì era troppo piccolino, non ci arrivavo io con le mie diottrie. c'è. E basta questo per quanto riguarda le connessioni e naturalmente gli agganci per la tastiera nella parte inferiore. Beh, direi super completa. Ma vedo che stai anche giocando. Certamente. Super audio e super fluido. Assolutamente. Vedi com'è fluido? Perché è merito della frequenza di aggiornamento del display che arriva fino a 120 Hz. Perfetto per giocare. Anche per i videogiocatori, 120 Hz è la soglia di ingresso per avere una ottima qualità di gioco e di fluidità. Assolutamente. Mi stai facendo perdere la concentrazione. Ma il sistema operativo? Windows 11 con tutte le nuove potenzialità offerte dall'ultima versione del sistema operativo di Microsoft. Mica male, poi anche il sound, avevi promesso bene, 2 watt di cassa, ma si sente veramente anche bene. Si sente benissimo, esatto, grazie anche alla tecnologia Dolby Atmos. Per cui sostanzialmente è un vero, vero notebook replacement, anzi, con qualcosa di più. Touch, mobilità e autonomia, non mi hai detto ancora. L'autonomia può arrivare a 16 ore con un utilizzo normale di applicazioni, internet e Word, per esempio. Per cui effettivamente anche mi consente di portarmelo in giro e di lavorare una giornata tranquilla. Tranquillamente, non rimani mai a secco.